Comunque qualcosa è successo, è inutile girarci intorno, bisogna capire se c'è la volontà, ripeto, la voglia da parte di tutti di non passare un'altra annata in questa maniera per quello che riguarda il sottoscritto. Ci stanno tante situazioni che, ti ripeto, andrò a vedere, andrò a valutare, farò delle valutazioni, giusto che il Presidente faccia le valutazioni su cosa che quello che gli dirò, dal mio punto di vista, anche con i dirigenti, ma in maniera molto serena, molto chiara, molto, molto pacifica. Ripeto, io a queste persone dirò sempre grazie. Quindi se qualcuno pensa che io debba rompere... Ah sì, anche Marotta sicuramente, visto che comunque penso di essere una sua scelta, lo stesso di Piero Ausilio, erano tutti convinti di questa scelta, quindi queste persone le ringrazierò. Detto questo, poi ci passa un anno e capitano delle cose ed è giusto capire perché comunque è stata un'annata durissima. È un'annata durissima, so che all'Inter le annate sono dure, però a tutto c'è un limite. Ecco, io posso gestire fino a un certo punto, perché come ho detto prima, ci sono aspetti anche risvolti di vita privata che se devono andare a intaccare anche la vita privata non va più bene. Lo dobbiamo lasciare andare, Anna. Grazie. Ciao, Antonio. Grazie, saluto tutti. Grazie. La famiglia davanti a tutti e in sostanza ha ribadito il concetto. Sono tutte parole che sembrano quelle centrali, saluto tutti. Cioè l'idea è che mi è sembrato un uomo che sta pensando seriamente che dopo il rapporto, dopo il colloquio con i dirigenti, la sua avventura lì è finita. Io percepisco questo.